Écoute, il y a un mot sur cinq des caporaboles de la soya des âges de force et les chasses du canusut al mondo il quadro la figurante mona di Isabello di Sagherardini mode di Francesco Bartolomeo del Giocondo dipinta su tela da Leonardo da Vinci nel 1580, esposta perennemente al Museo del Louvre di Parigi, ma che le cose si fatte di recente potrebbe essere il ritratto non della Gioconda, come viene da sempre detto, ma forse la donna raffigurata da Leonardo potrebbe trattarsi di Pacifica, nome tipicamente marchigiano, ritratta seduta mezzo busto girato a sinistra di tre quarti, figlia legittima di Antonio Bandini, illustre personaggio di Urbino, un palloniere della città, probabilmente una delle dame che ruotavano intorno alla corte di Elisabetta Gonzaga a Palazzo Ducale, dove conobbe Giuliano de Medici. Pacifica è la vedova. Giuliano de Medici è uno dei suoi figli di Lorenzo Magnifico, affascinante, scialacquatore, ama la bella vita, le belle donne, vivere nel lusso, organizzare feste e spettacoli sontuosi. Non ha rendite personali, ma potrà contare sul denaro del fratello Giovanni, che diventerà papa col nome di Leone X e che lo nomina comandante degli eserciti pontifici. Il 19 aprile 1511 un neonato viene esposto nella chiesa di Santa Chiesa di Urbino, nell'orfanotrofio della confraternita di Santa Maria della Misericordia. Il piccolo è nato da una relazione carnale tra Giuliano de Medici e una donna, ed è naturalmente legittimo. Ma Giuliano non abbandona un triste destino di orfano e qualche mese dopo si presenta per riconoscerlo come figlio naturale e farlo arrivare sospese. Sceglie un nome aristocratico ma estraneo alla famiglia Medici, Ippolito. Il piccolo verrà raffigurato da Raffaello nell'affresco dell'incendio di Borgo, nel Santo Vaticano, davanti alla figura dell'imperatore. Diventerà cardinale col nome di Ippolito Medici. La donna che l'ha partorito è morta, mettendola alla luce. Secondo il registro della confraternita si chiamava Pacifica. La tesi della donna incinta o che aveva appena partorito è confermata anche dallo studio di un critico dell'arte che alcuni anni fa ha esaminato dipinto raggi rossi, notando il tentativo di Leonardo di rappresentare un velo di ghiaccio sull'abito della donna rappresentata e tra i capelli una cuffia dello stesso materiale. L'enigmatico sorriso della figura rappresentata sarebbe quello di una donna
Can it have that to reason a poker? A cantus as a neuter, the unus, the rico de la divantese, the vocation tetica de desi, the anaconsentista di esaminare famosa dipinta di Leonardo con la tecnologia radica rossi e alta dimensione. Buomo team de centro per riesare la ricerca dei musei di Francia ha dichiarato che un attento esame ha rivelato la presunta Mona Lisa indossa sull'abito un sottilissimo velo di ghiaccio. Questo tipo di vestito di ghiaccio era detto Garnello e la cuffia del medesimo tessuto in testa erano tipici nell'Italia del XVI secolo delle donne incinte che avevano appena partorito.